Montato dal notaio di Bergato, Sposito, convinto che fossero 40, invece sono 40 incisioni e 4 quadri. Però meno quadri in fondo non è dannoso, perché ognuno parla da solo e ha quindi una maggiore, altrimenti troppi quadri alla fine li guardi con maggiore distrazione perché li vedi in sequenza, quindi sono 4 quadri perfetti per la corrispondenza con i luoghi e indicano una poesia sorgiva che è sempre stata dal 1911 fino al 1964 proprio di Morandi, che continuava a mettere la sua anima in queste immagini, quindi una volta fosse la natura morta, un'altra volta fosse il paesaggio di Grizzana, che è il suo paesaggio prediletto. Noi sentiamo soprattutto nel quadro che è alle sue spalle l'anima dentro la tela, insomma, e la trovate anche in questa casa rosa, in questa pittura così morbida, in cui sembra che entrino dei sentimenti, delle emozioni, una dolcezza, anche una serenità, perché non è un pittore sereno, ma non è un pittore che esibisce la sua malinconia, perché molti pittori fanno sentire la loro sofferenza. Lui si sente che è un uomo che vive il dramma del suo tempo, che è il dramma di due guerre mondiali, insomma una tragedia, e però tutto questo è come pacificato davanti alle immagini di natura che sembrano sollevate da ogni violenza, da ogni guerra, quindi uno è in questi luoghi come per sempre, come se non fosse accaduto nulla, quindi questo rifugiarsi indica una condizione di malinconia che però lui non proietta direttamente sulla tela, ma proietta una pacificazione, un'anima. Quando uno guarda questo, qui sente che il dramma è più forte, perché questa macchia copre l'edificio, la tonalità scura e anche questa pittura più forte rendono il quadro più drammatico, ma anche nel dramma c'è sempre molto controllo. Qui invece tutto è pacificato, qui c'è la luce del sole che rende questo luogo un luogo di consolazione. Nulla può capitarti di male in un luogo come questo, nulla, nessuna violenza, nessun antagonismo dell'uomo contro l'uomo. Gli anni sono 42, quindi questo è interessante, perché siamo dentro la guerra. Io mi sono accorto che in certi quadri lui fa le nature morte con la bottiglia che ha la testa tagliata. E in questo caso al 42 doveva essere un momento molto traumatico. Infatti c'erano già le leggi razziali, cioè, eppure invece qui è come se fosse in un luogo dove il male non può arrivare. Dicevi? Mi sembra che la strada bianca, quella lì, famosa, sì, interrotta. È interrotta, però non in maniera traumatica, ecco. No? In maniera da farti sentire che qui sei protetto, ecco, c'è un senso di protezione. Non noto adesso. E qui invece la protezione è sconvolta da un turbamento, da una notte, da una sveglia improvvisa, con pensieri che siamo nella guardia. Questo è un bel museo e sono convinto che, avendo goduto dell'assolutamente privilegiata condizione, perché ci sono tutti i borghi ben scelti, ma i 21 non sono i più bei borghi del mondo, neanche i più bei borghi d'Italia, quindi una volta che hai avuto un privilegio così forte di una rotazione per promuovere un'area che è un'area sostanzialmente abbandonata, è chiaro che portare gli originali è il minimo che puoi fare, perché altrimenti non si capisce perché hai fatto un investimento così grande per poi tenere il posto defilato. Quindi questo è un bel museo e le opere devono starci, insomma. Questo possiamo fare una pressione al di là della proprietà, perché sono proprietà non di Stato, per cui potrei decidere domani mattina con un decreto, sono invece proprietà del Comune. Ci può essere una moral suasion del mio grande amico che è assessore della Regione Felicori, ma certo se ci fosse una dotazione di dipinti di Morandi dello Stato potremmo mandarla qui, se ci fosse una donazione, quindi poi posso anche controllare che cosa abbiamo, perché per esempio ho scoperto che c'è un dipinto di Morandi in un deposito a Fossombrone. Un deposito. Quindi quello potremmo usare. Nella quadreria del notaio. Ma se poi ce ne sono dello Stato che non esponiamo, possiamo metterli qui. Deposito. Perché se sono dello Stato si può fare una destinazione più facile. Certo.
Vedi, questa è la cucina di mia madre, con il quadro meraviglioso. Accoglienza molto calorosa, perché la visita in realtà è stata decisa questa notte e non aveva un carattere ufficiale, così diventa anche ufficiale, perché comunque ho espresso alla vice sindaca e alla Pasquali delle posizioni molto precise che rispetterò con una riunione che facciamo a Roma con il sindaco di Grizzana, l'assessore della regione, il direttore del Museo Morandi e alcuni collezionisti, per stabilire la necessità che io ritengo non provvisoria, non sospensibile, di portare i quadri qua, perché l'idea di fare una mostra temporanea ha un senso, ma occorre che siano qua in senso definitivo. Quindi, la sindaca bambina? La bambina è stata molto gentile, come tutte le persone che sono qua, vedo le persone che ho conosciuto, ho una piccola famiglia, non ho una casa, c'è una briscola qua, riprendi la briscola. Gabriella, Graziella, Gabriella, che sono al burraco, a poker, non giocano, eh? Briscola! Allora, un brindisi a Borgato News 24 e a Mauro Pini, che è sempre super disponibile, e l'ho chiamato all'ultimo momento e lui è qua, quindi grazie. Ha sofferto!